ATP della Val Gardena, oggi cominciano le partite per il tabellone del doppio. Siamo qui con una coppia appena nata, Claudio Grassi, classe 85, che gioca col Prato in A1, e Alessandro Motti, classe 79, che gioca col Genova invece in B8. Perciò primo torneo di doppio questo per voi. Sì, è la prima volta che giochiamo insieme dopo parecchi anni che ci conosciamo, io e Alessandro. Lui è da un pochino di più dentro questo circuito del doppio, ho appena iniziato da un annetto e mezzo e giocavo fisso insieme a Riccardo Ghedin. E niente, siamo qui a Ortisei dopo uno scontro giocato domenica con le rispettive squadre, io col Prato, lui col Genova, con il Genova vincitore. E abbiamo deciso di provare a giocare questo torneo insieme, visto che sono già per me varie edizioni che lo gioco e penso anche Ale di provare a unire le nostre forze per far bene. Finalista a Todi quest'anno, invece vincitore ad Overstaff, sempre Sì, quest'anno. tra l'altro con il nostro avversario di domani, tutti e due sono due miei ex compagni, anche uno dei due ha giocato in coppia con Sì, lui, quindi abbiamo. infatti domani esordite contro l'olandese Kulov e contro il serbo Tosic, perciò Sì. avete già un'idea di come Alessandro può andare. li conosce un po' meglio perché ci ha giocato un po' più tempo insieme. Io ho giocato solo con l'olandese per 2 settimane, però li conosciamo già entrambi, diciamo. Sì, sarà una partita, penso, tirata perché comunque tutti e quattro siamo specializzati in questa categoria e soprattutto su questa superficie che si deciderà la partita su poche palle. Vedremo, cercheremo di fare del nostro meglio. Voi non avete fatto il tabellone del singolare, perciò dovete Entrare lavorare subito, sì, sulla sì, palla in natura, non è così esatto. facile, ho visto in No, infatti giro. oggi abbiamo giocato un'oretta e mezza, quasi 2 ore per prendere bene il ritmo, perché comunque veniamo da tornei sulla terra rossa e quindi non è facile subito abituarsi. C'è qualche trucco per poter adattarsi in poche ore, perché questa è la differenza, Ma giusto? devo dire che col passare degli anni io faccio meno fatica ad adattarmi, quindi so anche i posti dove mi piacciono di più le condizioni o meno. Qua sono venuto già 2 volte, c'era una superficie diversa, però insomma come la palla l'altura mi piace abbastanza, anche se io ho giocato sulla terra, penso e spero di domani di essere in condizione normale. Best ranking 91 al mondo nel doppio, adesso sei 137, mentre Claudio è 178, ma eri 126. Sì. Avete voglia di ritornare al best ranking? Io da anni che sono sempre lì tra best 91 e 150-160, sempre oscillo tra quelle posizioni, sia a livello di tornei, oltre 100 cambia poco perché giochi sempre gli stessi, qualche ATP se hai qualche compagno di classifica alta che ti aiuta, però chiaramente ancora gioco, quindi vorrei andare a ritoccare il best ranking. Per me invece, come ho detto prima, è il primo anno che ho giocato, diciamo, più seriamente questa attività e bene o male non è facile inserirsi e affermarsi subito a livelli altissimi. Quindi vedremo, ora sono questi ultimi 3 tornei, giocherò Ortisei, Brescia e Andria, sperando di far bene tutti e tre. E al momento non mi prefiggo nessun obiettivo, spero di far bene e vedremo, insomma. Allora vi faccio in bocca al lupo per il match di domani e speriamo di risentirci ancora qua. Credi, Grazie a grazie, entrambi. grazie.